Ok, stiamo mettendo il pavimento, il garage è diventato la segheria. Comunque, partiamo con le cose nostre, cose di oggi nostre, insomma. Allora, ovviamente ci sarà gente, te non hai fatto niente. Ma che non ho fatto niente? Ho tolto tutto il linoleum. Il linoleum, uno può sembrare dice, basta tirare col culo. Cioè, sotto c'è uno strato uniformissimo di colla. Proprio, però io ho fatto. Allora, mio papà ha scritto. Io invece ho fatto subito un'invenzione, il raschia facile, che presto metterò il video. E oltre il video, metterò anche il promo, cioè la pubblicità, compra il raschia facile, due al prezzo di uno, telefonate ora, prendi la cornetta, raschia spiatile, ci aspettano. Lì devo fare un montaggio analogico proprio bellissimo. Allora, con quello già è venuto bene. Poi mettendolo l'acqua, la colla si è un po' cosata, la versione 2.0 di raschia facile, tolto tutto, beh, facilissimo alla fine. Poi ieri sera c'era Mary Fisher, la cena, granchi a profusione, molto, molto buoni. Ho fatto lì un video, ho fatto qualche foto del caso, però più che altro video, che voglio fare un video bello con la colonna sonora, così. Poi ho preso il cavalletto e l'ho attaccato alla fotocamera, no? E poi pigliavo il cavalletto e lo muovevo tipo a mo' di Steadicam. E devo dire che funzionava benissimo. Infatti la Steadicam che ho comprato l'ho provato a usare una volta e non l'ho mai usata. Infatti sarei tentato di venderla, guarda. Perché poi col cavalletto, essendo il cavalletto pesante e c'hai più modo di tenerla, cioè è abbastanza, rimane abbastanza ferma, incredibilmente. Perché la Steadicam ho provato a usarla un giorno, non è che sia estremamente maneggevole, perché è pesante, la devi tenere con una mano sola e poi devi usare il dito per controllare un po', perché altrimenti inizio a andare così cos'ha. Infatti non, cioè volevo anche uno un po' più professionale e mi pare che avevo speso 170 dollari, ti dico solo questo. Però in realtà alla fine mi sa che la vendo, anzi potrei metterla su Amazon già stasera. Sì, mi piace ultimamente, vabbè, ho fatto poche volte, però su Amazon mi piace più che eBay, perché non devi scrivere le cose, non devi fare la foto, va in automatico, no? Ci guarda, perché quel trucchetto del cavalletto è venuto molto bene. Poi vabbè, ho usato la lente quella grandangolare, quindi anche i sobbalzi non è che si vedono tanto, no? Ho fatto delle ripresone, tipo sembrava una puntata, che so, di cose in cucina, qualche TV show in cucina o Man vs Food, che poi ho fatto la ripresa mentre Mary Fisher porta dei piatti in tavola e io ero dietro tipo cameraman, no? Poi l'ho fatto lo stesso col marito di Mary Fisher da dietro e si vede, almeno nel quadratino sembrava molto bello l'effetto. Bellissimo. Poi c'era uno, adesso vi racconto questa bellissima figura che ha fatto qualcuno. Praticamente c'era uno, il marito di uno, che aveva l'occhio un po' strano, no? Non so se ha un occhio solo, comunque ha qualcosa sugli occhi, no? E questa gli ha detto: "E lo sai che somiglia a Bocelli?" Gelo totale per 57 minuti. No, lui forse manco ha capito, perché ovviamente parla inglese, questo qui parlava in italiano. Allora, questa qui non è, è praticamente
c'ha più di 40 anni ma meno di 90. Poi, cioè, insomma, come se vai da Ray Charles e gli dici: "Oh, lo sai che assomigli molto a Steve Wonder?" L'altro dice: perché per la voce, no? È come se vai da uno che sta in carrozzella e gli dici: "Oh, lo sai che assomigli molto a Christopher Reeves?" È come se vai da uno che ha degli handicap e gli dice: "Oh, lo sai che assomigli molto a Stephen Hawking?" Così, questa è stata la figura. Il bello che lei non si era manco accorta della figura che aveva fatto. E basta, tutto qua. Poi, allora, per il pavimento, riguardo il pavimento, l'ho detto, no, probabilmente sono andato, allora, inizialmente volevo sempre fare sto pavimento perché ciuschi che vomita sul tappeto non è bello. Poi abbiamo la macchina per tipo rot wash per cos'è il tappeto, ma è un gran palosissimo, andare avanti e indietro, bla bla bla. E poi non è mai venuto tanto pulito. Infatti anche quella è da vendere, perché l'avremmo usata tipo 5-6 volte, eh? Quindi anche quella è da vendere. Comunque, però guardando i prezzi che c'erano su Lowe's oppure Home Depot, alla fine per fare tutto il salotto, tutto l'ingresso, che sono circa 90 metri quadri, c'era da spendere oltre $1,000, quasi $2,000, no? Allora non ne avevo mai approfondito, no? Poi dopo sto giro ho detto: "Vabbè, proviamo, vediamo", così. Poi dopo ho trovato un negozietto che c'ha sempre la liquidazione, 365 giorni all'anno fa le liquidazioni, no? Allora siamo andati, c'erano sì prezzi che potevano anche costare molto, ci sono anche pavimenti di bambù molto belli. Però quello che ho preso io era un offertone a 59 cents al piede quadrato. Il piede quadrato è probabilmente un nono di un metro quadro, no? Comunque, con i dovuti calcoli, praticamente è venuto a costare $600, che mi sembra una cifra, una signora cifra, abbastanza economico. $600 per 90 metri quadri di legno, 31 scatole di legno, che ho dovuto fare due giri con sta macchina, che poi tra l'altro sta tipo a 20 km, sono dovuto ritornare a casa, poi sono dovuto ritornare, poi allora $600 è quello, no? Poi ho dovuto prendere anche il sotto per mettere il pavimento, che ci sarà video, prossimamente metterò un video, perché sotto a sto pavimento, che è parquet, si mette una specie di strato di plastichina assorbente, sbollicina. Poi questo si incazzo, faremo vedere, no? Molto bello. E allora alla fine, comunque, perché questo qua, questo strato che si mette sotto, costava $25 a rotolo e ne abbiamo dovuti comprare 10. Ti dico solo questo. Allora alla fine ho speso $900, però è meno di quanto mi aspettassi. Quindi questo è quanto. Poi, e adesso ho dovuto svuotare tutta la casa, muovere tutte le robe, le cose. Per quanto riguarda Apple TV, mi sta piacendo sempre di più, perché ad esempio stasera c'ho un film da vedere, un film abbastanza drammatico, tratta la storia dei Chihuahua che stanno a Beverly Hills, e praticamente uno di loro muore perché c'ha un cancro alla zampa. Allora gli altri vanno a trovarlo, poi succedono, uno si innamora del fratello, un casino, si chiama Beverly Hills Chihuahua 2. Chihuahua! 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 Allora ce l'ho nel computer Mac Mini, e sarebbe bello vederlo nella sala del proiettore. Com'è? Com'è? Non è? Sarebbe stato un gran casino,
perché ce l'abbiamo, diciamo, in italiano in CD, allora sarebbe da fatto, insomma, la proiettore c'è solo la PlayStation, dopo non era compatibile in italiano come Apple TV, no, proprio. Poi il Mac Mini, essendo un computer abbastanza recente che ho preso, si può fare il mirroring semplicemente e lo possiamo vedere nella sala cinema col proiettore Dolby Surround. Se la versione del film italiano che ho comprato su un sito particolare supporta la funzione, molto bello, molto bello. Poi altri film che ho comprato italiani sono Chihuahua 1, Chihuahua 2, Il gatto con gli stivali. Racciuschi mi ha fatto due palle così, che lo vuole rivedere, ha detto era bellissimo, Antonio Banderas, bla 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 bla. Poi Rapunzel, non lo so, era un film di animazione Disney che anche Ciuschi e che lì lo voleva vedere. Poi ci vuole altri che non mi ricordo. Poi come per la prossima questa settimana ovviamente devo lavorare, però la prossima settimana che c'è Natale, praticamente tutta la settimana vacanza, olè. Allora, il piano è il seguente: sabato questo si va a Anna Park, barbecue e bici, poi domenica ho riposo o zoo, lunedì che è il 24, non so, il 25 è Natale, tutto chiuso, quindi si sta a casa, il 26 un'altra cosa, il 27 si va a Ocala, il 24 andiamo a Gainesville a vedere gli alligatori, una specie di voragine che si è formata e c'è tutta la passeggiata intorno che vai giù nella voragine, si chiamano sinkhole, che in Florida sono abbastanza famosi, infatti se vedete magari un lago è forse un sinkhole, perché la Florida sotto è formata da limestone, che è una pietra calcarea, no? E sotto la Florida c'è un sacco di sorgenti. Allora, quando a un certo punto la volta crolla, si formano queste voragini che poi si riempiono di acqua e diventano dei laghetti, no? Comunque, questo non si è riempito, è rimasta la voragine e si va sotto e si... Non sono mai andato, no? Che sta a Gainesville e sono andato molte volte per fare le foto ai coccodrilli lì nella paludona, però in questo posto non sono mai andato. Poi siccome siamo lì andiamo anche alla messa del reverendo, non me lo ricordo come si chiama, quello che deve bruciare il Corano, no? Che ha fatto uno scandalo internazionale e sta proprio a Gainesville. Poi se rimane tempo il museo delle farfalle, che è lì sempre in corso. E questo è qua. Quindi il 24 si potrebbe fare quel giretto lì. Poi il 25 Natale si sta a casa. Il 26 non lo so. Il 27 si va a Ocala, a Santos, che è... Ah no, il 27 vedi. Cioè, non è che andiamo a fare dei giri da star via a dormire, però siamo molto molto impegnati con 6.000 giri. Andiamo a Cumberland Island, che è quello dove prendi il traghetto, poi ci sono i cavalli selvatici, così fare un giro. Il 28 a Santos, Ocala, che andare nei cosi in bicicletta, bisogna affittare due bici quando saremo lì, che c'è un negozio proprio davanti, perfettissimo. Poi prendere Ciuschi. Arcapuzzola, mi scombina tutta la tabella che mi ero fatto, perché dobbiamo prendere anche Ciuschi. Allora, Ciuschi lo prendiamo il 27. Allora, basta. Allora, 27 Cumberland Island, il 28 Santos, il 29 riposo, il 30 un barbecue veloce, il 31 fuochi artificiali. A posto. Allora, quindi questo venerdì, tra l'altro vorrei
che giorno è? Il 17 dicembre, maniche corte. Ma un caldo incredibile, 27 gradi oggi. E voi direte, ma la in Florida è estate tutto l'anno. Anzi, voi direte, eh sì, la Florida, in costume tutto l'anno. Che film è, che film è? Ma lo sapete che in Florida per aprire un bar ci vogliono 20 milioni? Che film è, che film è? Un anno in costume. Non è vero per niente, anzi. Alla mattina, domani mattina ci sono 2 gradi. Poi dopo si riprende, viene proprio uno sbalzo di temperatura. La mattina 2 gradi, al pomeriggio 20. Comunque, può esserci anche che cambia il tempo e diventa freddissimo, va a 5 gradi, eh. È solo che per il momento, no. Per il momento, così. Porca puzzola, dobbiamo andare anche a Huguenot Park. E dobbiamo andare anche a Fort Clinch. Ovviamente bici, la bici c'è sempre. Anzi, la saldo, la bici e la macchina. Tanto è sempre sulla macchina ormai. Noi sportivi, noi professional. Perché il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti. Al calcio? Al tennis? Che film è, che film è? E Coca-Cola. Poi allora, il programma di stasera è: esco dal lavoro, vado a Publix, prendo uno stracasino di costine, di stecchi, salsicce, pane, barbecue. Che si fa al barbecue? Si può fare, si può fare. Che film è, che film è? Premetto, uno dei film più brutti della storia millenaria. Che film è, che film è? Non mi piace, non mi piace. Non mi piace. Poi quell'attore lì, Gene Hackman, Gene Wilder, proprio mi sta sulle. Poi quello lì mi sta proprio qua, eh! Una faccia da stupido! Cioè, vuoi mettere Gene Hackman almeno? Gene Wilder, cioè, non fa ridere, non fa ridere nessuno, eh. Anche sto cavolo di Brooks, il regista Brooks, bruttissimo, eh. Giusto il silenzio dei prosciutti può fare lui. Allora, praticamente è tutto, ciao a tutti.